c'è posta per te. Sara, chiudi la busta al padre. Gelo in studio. Stefano chiama C'è posta per te perché vuole riprendere un rapporto con sua figlia Sara. Ha due figlie, con Alessia ha un buon rapporto, ma con Sara invece non parla più da tempo. Tutto è iniziato dopo la separazione di lui dalla mamma delle ragazze. Lui dava il mantenimento di 900 euro e abitava a 50 km da casa loro. Le prendeva ogni 15 giorni per stare insieme e spesso parlava male della madre, rendendosi conto che si trattava di un errore. Quando le figlie sono diventate grandi, ha chiesto di togliere il mantenimento. Se Alessia e Sara avevano bisogno di liquidità, potevano rivolgersi direttamente a lui. Questo anche perché entrambe lavoravano e vivevano con un compagno. Questo ha complicato ancora di più il rapporto tra Stefano e Sara. Tra qualche mese lei si sposerà, ma non vorrà essere accompagnata all'altare da suo padre, bensì dalla nonna materna. Stefano ha deciso di mandare la posta a Sara e al suo fidanzato Andrea. Entrambi hanno accettato l'invito di Maria De Filippi e sono arrivati nello studio di C'è posta per te. I due ragazzi ovviamente avevano pensato che dietro la busta ci potesse essere proprio l'uomo. Stefano intanto è emozionatissimo e in una valle di lacrime. Lui vorrebbe ricostruire un rapporto sereno con sua figlia, soprattutto dopo l'ultima telefonata che si sono fatti, dove lei lo ha pesantemente insultato e accusato. Stefano ha mandato la posta anche ad Andrea perché sperava che il ragazzo potesse sostenere questo rapporto in una fase complicata. Il fidanzato di Sara ha due genitori separati, quindi l'uomo pensava potesse aiutare in questo senso. Andrea pensava invece che le decisioni spettavano a Sara e lui non può influenzarla in alcun modo. Sara in realtà spiega che il vero problema non è stata la separazione, perché anche sua madre aveva le sue colpe nel matrimonio. Ma lo screzio non deriva nemmeno dai soldi, perché Stefano ha sempre dato il mantenimento fino a quando le ragazze sono andate a lavorare. Tutto sarebbe partito piuttosto da una lettera che il padre avrebbe scritto e che è stata poi letta in tribunale dall'avvocato. Dal principio Sara sembra voler restare sui suoi passi ed è convinta di non volersi fare accompagnare dal papà all'altare nel giorno delle nozze con Andrea. In quella famosa lettera c'era scritto che Sara si è fatta licenziare perché voleva campare grazie ai soldi di suo padre, ma lei era stata assunta per sostituire una collega in maternità. Nel frattempo si è data da fare per cercare un nuovo impiego. Sara sembra non essere affatto intenzionata ad aprire la busta e a perdonare il padre e si ritiene persino un po' egoista, ma è quello che sente. Stefano intanto è davvero affranto. Nel corso degli anni ha molto sofferto la mancanza del rapporto con la figlia. Quando ha saputo che la ragazza stava male per un problema di salute, lui è stato malissimo e ha detto che avrebbe voluto prendersi la sua malattia perché lei fosse stata bene. Sara e Andrea pensano che Stefano esageri. Tant'è che il fidanzato della figlia vuole subito mettere le cose in chiaro e non vuole aiuti finanziari da parte di suo suocero. Sicuramente quello di Stefano è stato un gesto molto importante e la stessa Sara ha apprezzato questo passo verso di lei e il futuro sposo. A cercare di riavvicinare definitivamente i due ci pensa Maria De Filippi, che spiega che Stefano ha pianto continuamente e si pente amaramente dei suoi errori. Sara è vero che non ha pianto come suo padre, ma spiega che la sofferenza non manca e non è mai mancata nemmeno per lei a causa di questo rapporto. Sara vuole chiudere la busta al padre, ma promette già che si tratta di una scelta temporanea, perché se lui la cercherà, anche solo per telefono, lei è pronta a rispondergli. Adesso la ragazza vorrebbe delle dimostrazioni più concrete per capire se lui è cambiato veramente e ha dunque bisogno di tempo. Per il momento Sara non si sente di riabbracciare papà Stefano. Nonostante la voglia dell'uomo e le parole di Maria De Filippi, Sara chiude la busta. Non sembra comunque una decisione definitiva. Dopo C'è posta per te,
I due avranno sicuramente modo di poter parlare e chiarirsi con maggiore calma e serenità. È stata la stessa conduttrice a dare un suggerimento a Stefano, prima che lui andasse via dal programma: contattare telefonicamente Sara, perché lei ha detto che avrebbe risposto se lui l'avesse cercata, anche solo tramite cellulare. Che cosa ne pensate della decisione di Sara di chiudere la busta a papà Stefano? È stata dura con il padre? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.